Ciao, bentornati sul canale YouTube della Voce del Vento. Come sapete, oltre a collezionare e a suonare flauti nativi americani in legno, io mi diverto anche a realizzare questi strumenti utilizzando dei materiali semplici e di riciclo. Uno di questi materiali è il PVC. PVC che è un materiale in realtà molto molto povero, ma che ha delle proprietà timbriche e sonore che lo avvicinano moltissimo, secondo me, ai legni più morbidi, come per esempio il legno di cedro, che è uno dei legni più utilizzati tradizionalmente nella costruzione di questi strumenti. Ho voluto quindi realizzare in questi giorni un nuovo modello di flauto nativo sempre in La a 432 Hz, ispirandomi al disegno e ai modelli dei flauti nativi americani di metà 800 di area Lakota Sioux. Questi flauti avevano delle caratteristiche estetiche che veramente che li rendevano effettivamente unici, e tra queste caratteristiche c'era quella di scolpire spesso alla fine del flauto un becco di uccello che richiamava la famosa leggenda dello Shio Tanka, il primo flauto che fu ispirato appunto all'uomo dall'osservazione di un picchio dalla testa rossa che, bucando un albero di cedro, aveva realizzato in realtà un vero e proprio flauto, attraverso cui il vento faceva suonare una bellissima melodia. Quindi questo flauto è stato appunto ispirato a quei modelli di metà 800 che ora per la maggior parte sono nei musei, ma che possono essere e che vengono anche oggi riprodotti da molti costruttori. Ho poi voluto aggiungere alla fine del flauto i fori delle quattro direzioni, questi qua, che, come ho già detto in un altro video, non sono soltanto un elemento che ha una funzione musicale, ma hanno anche un elemento simbolico, perché secondo la tradizione Lakota, quando si suonano questi strumenti non si immette soltanto la propria aria all'interno della canna del flauto, ma si sta immettendo il proprio spirito. E questi quattro fori consentono appunto allo spirito che attraversa la canna del flauto di diffondersi una volta giunto al termine del flauto in tutte e quattro le direzioni dell'universo. Quindi è un valore simbolico molto importante che in molti flauti della tradizione, soprattutto Lakota Sioux, venivano posti appunto alla fine dello strumento. Ora voglio farvi sentire, ascoltare alcuni brani che ho registrato con questo flauto e sono curioso di sentire i vostri commenti. Per favore scrivetemeli qui sotto al video e per capire se chiudendo gli occhi effettivamente vi accorgete che state ascoltando un flauto in semplice PVC piuttosto che un flauto in legno. Scrivetemi qua sotto la vostra opinione, le vostre sensazioni. E sono proprio curioso di capire che cosa ne pensate. Vi invito sempre a iscrivervi al canale, a seguire il sito www.lavocedelvento.com e a mettere una campanellina qui sul canale YouTube per essere sempre aggiornati sulle prossime uscite dei video.